Fin da bambino ho sempre pensato che Dio ha usato tutta la sua fantasia per creare le montagne. Le montagne per me sono state una palestra di vita, mi hanno aiutato a riflettere, a guardare dentro e guardarmi attorno. Che sia benedetta, per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta. Vi ho portato qui perché questa è veramente una meraviglia del creato. Stefano, tu sei un ispettore, il guardiaparco. Ci dici cos'è tutto questo meraviglia? Questo è il Gran Paradiso, di nome e di fatto. Noi ci viviamo dentro, respiriamo questo mondo tutti i giorni. È il nostro lavoro, è la nostra vita ed è una filosofia di vita. Il Vangelo di domani ci parla della pietra scartata dai costruttori che è diventata la pietra d'angolo. Questo è il Gran Paradiso, che vuol dire? Vuol dire la vita, vuol dire la terra, vuol dire il cielo, vuol dire vivere in questo contesto che è davvero straordinario e vivere interamente questo contesto. La tua grande parete vuol dire roccia, pietra. Ecco, noi vogliamo vivere questa pagina del Vangelo in questa meraviglia del creato. Broken down too many times before. Then I came along. Come sono le vostre giornate qui? Le nostre giornate sono ancora legate al vecchio concetto alba tramonto. Pertanto noi usciamo in servizio con le prime luci dell'alba e rientriamo con il calare della sera. Insomma, un lavoro molto legato ai ritmi naturali. Giornate lunghe, impegnative. Giornate lunghe e impegnative, però proprio per questo riusciamo a stare a contatto con gli animali. Diciamo che riusciamo a seguire gli spostamenti degli animali e questo per noi è fondamentale. E l'inverno? Ed inverno, bene o male, è la stessa cosa. Insomma, gli animali scendono e noi scendiamo insieme a loro. Di fatto frequentiamo di più il fondovalle. E voi trascorrete ore e ore e ore della totale solitudine. Sì, noi facciamo tantissime ore da soli e praticamente ci siamo noi e gli animali. Quando siamo fuori, che seguiamo i branchi di stambecchi, gli spostamenti dei camosci, e siamo un po' come i pastori con le pecore e riusciamo addirittura a riconoscerli questi animali. Io nel mio gruppo ho Nero, che è uno stambecco particolarmente scuro, ho Corno Storto, è un animale che ha un corno leggermente storto dovuto a una rottura, o Cornalisce, è un animale molto vecchio e quindi a forza delle battaglie e di sfregarsi contro le pareti le corna sono diventate lisce. E nel mio camminare, nel mio vagare di giorno, cerco questi animali e cerco di capire dove sono e lo stato di salute. Papa Francesco nella enciclica Laudato Si fa una denuncia molto chiara, molto forte, senza mezzi termini. Quando dice: mai abbiamo maltrattato e offeso la nostra casa comune, come negli ultimi due secoli. E dice con molta forza, che con molto coraggio, che l'uomo è diventato distruttore e vittima allo stesso tempo. L'enciclica è veramente un grande dono perché parla dell'ecologia integrata. Per dire che i disastri ambientali, i disastri sociali non sono due crisi diverse, sono l'unica crisi socio-ambientale. E vuole mettere in evidenza come occuparsi del creato, dell'ambiente, vuol dire non dimenticare di mettere con la stessa forza, lo stesso impegno, da una parte e dall'altra, per dare la libertà, la dignità, la vita alle persone. E quindi è una pagina meravigliosa che ci dà anche il senso di essere qui, per dire che gli ultimi, quelli che sono considerati e messi ai margini,
a volte semplificati, etichettati. E penso anche a tanta sofferenza e fatica nelle terre alte, no? Nei luoghi di montagna. Il lavoro, l'impegno dei nostri pastori, degli agricoltori, dei montanari sono veramente un grande dono che merita attenzione e rispetto. Come bisognerebbe che i parchi fossero più tutelati, che i parchi avessero più strumenti, perché è la natura, è il nostro ambiente. Sentite, in un ambiente meraviglioso come questo, la presenza di Dio? Sì, con il trascorrere delle giornate, con tutto questo tempo che abbiamo da sole, abbiamo la possibilità di meditare, di pensare. Ci sono attimi in cui magari sei alla base di una parete, in cima a una montagna, e pensi, sei lì che rifletti. Certo che si sente la presenza. Qui per me è un invito a guardare verso il cielo, guardare verso le vette, senza distrarci mai dalla responsabilità che abbiamo verso la terra. Grazie per il lavoro che voi state facendo. Date una mano a Dio a fare in modo che quello che Lui ha creato sia veramente per il bene di tutti. Eccoci, Sandro. Ciao, ciao. Eccoci al rifugio Chivasso. Mi colpisce sempre la bandiera della pace e quella di Libera. Ma mi ricordo quando la prima volta ci siamo visti, tu mi hai parlato di pace e di silenzio. E oggi siamo qui ancora una volta per dire bellezza, perché la bellezza di questo ambiente è insuperabile, e soprattutto ancora una volta questo grande bisogno di silenzio per guardarci dentro, per guardarci attorno. 31 anni della tua presenza qui, chi sono le persone che vengono qui? Prima di tutto sono persone che sono innamorate di fare un po' di fatica, perché sanno che la fatica è la chiave di volta per apprezzare le cose. Arrivano da tutto il mondo e con loro si instaurano dialoghi semplici ma di sostanza. Ci siamo sempre tutti trovati ben accolti in questo luogo, che stupisce anche perché qui c'è una biblioteca, la più alta biblioteca che esista in Italia. In un rifugio di montagna trovi questo bisogno di cultura, perché è la cultura che dà la sveglia delle coscienze. Sì, non è stata una provocazione, è stata la memoria di quando frequentavo rifugi dove non trovavo nulla da leggere nelle serate, nelle giornate di brutto tempo. È nato così, spontaneamente, portando subito i primi libri, i miei, e poi un po' per volta anche con l'aiuto di ospiti, anche dall'estero, che apprezzando spedivano qualche libro. Così anche qui rimane un po' casa loro. Credo che ne valsa veramente la pena camminare e camminare insieme dentro questa meraviglia, il paradiso. Il Gran Paradiso con i suoi 4061 metri di altitudine. Di qua riusciamo anche a vedere purtroppo il ritiro dei ghiacciai. Se guardiamo attentamente là, quelle seraccate, quelle spaccature del ghiacciaio, quello è proprio l'indice, e il ghiacciaio che si sposta, si spacca, e noi perdiamo sia metri in lunghezza ma anche tanti metri in spessore di questi ghiacciai. Che vuol dire meno acqua? Che vuol dire meno acqua, certo. Che vuol dire meno vita? Noi da 23 anni stiamo monitorando i ghiacciai e comunque vediamo che perdiamo parecchi metri all'anno. Stefano, è un anno particolare. Questo è un anno particolare, specie per il corpo di sorveglianza, che quest'anno compie 70 anni, che sono anche i 95 anni di istituzione dell'ente parco, che è il parco più antico d'Italia e nasce nel 1922. La grande parete, la roccia e l'Evangelo di domani per noi sono le pietre scartate, che diventano la pietra d'angolo. Dobbiamo non dimenticarci che sono le pietre scartate che ci forniscono le coordinate del nostro impegno, dell'assunzione della nostra parte di responsabilità. Sono le pietre scartate di cui Gesù parla
le vite espulse, quelle dimenticate, quelle messe ai margini. Non dimentichiamolo che saranno i poveri, i giovani, tutte le persone private della dignità e della libertà, le basi su cui costruire per un mondo più giusto e più umano. Queste montagne sono un dono di Dio che reggono, danno valore alla natura, all'ambiente, alla vita, alla storia, agli affetti delle persone.